Signore e signori, buongiorno. Signor Presidente dell'Accademia dei Filavetti, professor Giancarlo Seri, grazie. Io ho accettato con baldanza iniziale la committenza partecipativa a questo importante convegno culturale che il professor Seri, nella sua posizione di Presidente Nazionale dell'Accademia dei Filaletti e dell'Associazione Sammarinese Roma Mosca, ha voluto consegnarmi. Questo compito si è rivelato poi profondamente impegnativo per la rivalutazione di una immenso materiale, di cui insieme vedremo quella che può essere una forma di sintesi che propongo alla vostra attenzione di lettura interpretativa. Intanto Antonio Gramsci è un signore, una persona che ha a livello nazionale e poi internazionale assolutamente centrato quello che era la situazione di questa enorme rivoluzione di cui abbiamo sentito parlare da chi mi ha preceduto in maniera assolutamente esemplare, didattica e direi formativa. Quel secolo e quella parte iniziale di secolo di cui parliamo è stata una fonte rivoluzionaria sotto molteplici aspetti, di cui quello ideologico di cui ci stiamo occupando è non solo una piccola parte, perché in realtà ci sono delle motivazioni tecnologiche che hanno contribuito a che questo si verificasse. Questi due signori che salutano sono i due fratelli Wright, è il primo volo aereo questo, che avvenne proprio in quegli anni, il 1911. Chi è questo? Questo signore è Duchamp, e questo è uno dei suoi più famosi quadri, anch'esso dipinto in questo periodo storico, quindi non è tutto negativo in quel momento. Durante la Prima Guerra Mondiale fu fucilata questa donna, Matahari, fu fucilata a Parigi in conseguenza degli eventi collaterali che si verificavano con la Prima Guerra Mondiale. Un soggetto assolutamente discusso, oggetto di film, probabilmente campionessa del femminismo ante litteram, perché fece della sua liberalità ideologica un portabandiera di tutto livello. Da questo momento in poi che cosa abbiamo avuto? Abbiamo avuto un'apertura di livello mondiale. Tenete presente che stiamo parlando di una situazione della quale stiamo cercando di dare oggi una interpretazione contestualizzativa, posto che allora non c'era internet e quindi gli elementi, non dico che fossimo a livello di piccione viaggiatore, però eravamo alle epistole scritte che non è che arrivassero in tempo reale. E quindi questo che qui vi ho brevissimamente raccordato e riportato, come ricordo, è per semplificare questa tipologia di contestualizzazione. Gramsci. Gramsci è un personaggio dalla personalità assolutamente complessa, gigantesca, enorme, che per semplicità di analisi insieme a voi, che sperando di poter lasciare insieme in voi e in noi, un qualche seme che serva a sviluppare il concetto di comprensione del motivo per cui questo signore, questo nome, come soggetto e nome singolo, è l'autore più citato al mondo in assoluto, il nome più presente nella letteratura internazionale, non soltanto politica, in senso assoluto. Non fatemi fare dei paragoni così che sembrerebbero molto laici e molto atei, però questo è il nome più presente in assoluto. Sotto questo profilo, per spiegarvi qual è la tipologia di approccio che stiamo cercando di fare, e quindi assolutamente concreto, razionale, in terzietà, come dicono e come piace dire agli avvocati e ai giudici, io ho cercato di mettere insieme la capacità che i singoli commentatori di questo grande autore, grande pensatore hanno voluto dare, attenendomi a dei principi che oggi, diciamo, l'etica internazionale storiografica riferisce soprattutto al nome di questo autore, Rawls, e lui è autore di questo libro che si chiama Un consensus pour recoupement, sulla rivista di metafisica e di morale. Non mi è sembrato incongruo farvi questa citazione perché diciamo che questi due aspetti di etica oggi sono abbastanza poco presenti nella quotidianità della vita e dell'esercizio delle professioni. Questa espressione inglese, overlapping consensus, nelle traduzioni italiane è chiamata consenso per intersezione. Questa è una modalità esplicativa, direi che è una diavoleria dialettica, diplomatica, molto italiana.
Ma sotto questo profilo io invece sono un assertore del fatto che la comunicazione come quella che noi stiamo facendo debba avere un valore assolutamente etico e quindi in terzietà. E l'aspetto più tradizionale della correttezza è quella di essere tecnica e scientifica, che rimane ovviamente la base, e quindi la documentazione storiografica in questo caso. A questo si aggiunga il fatto che l'effetto non dipende dal singolo, ma dalla organizzazione di cui è attore, cioè nel senso della capacità di stimolare la vostra attenzione partecipativa, ad esempio. Per cui, per me, non è solo importante che io sia corretto, è anche importante che io sia corresponsabile del risultato che insieme stiamo cercando di approfondire la nostra conoscenza, in buona sostanza. E il risultato è frutto dello scambio, se il presidente della nostra sessione, professor Seri, deciderà che su questi argomenti ci debba essere una discussione. Sotto questo profilo io credo che bisogna sottoporsi al giudizio, io qui vi ho riportato un famosissimo quadro presente nella cappella di Scrofegna a Padova, per cui pur non avendo la pretesa di essere soggetti a un giudizio universale, a un giudizio dei presenti, certamente sì. Tra l'altro, sotto questo profilo, mi piace ricordarvi e di leggere insieme a voi l'opinione di questo illustre filosofo del secolo scorso italiano, che è Norberto Bobbio, il quale dice che non ha particolare predilezione per porre nei riguardi di opere storicamente importanti dell'ingegno in mano il problema della loro attualità. Saltiamo più giù. L'importante di un libro, aggiungeva, è nell'aver saputo invecchiare, cioè nell'aver promosso nuovi pensieri, e in ciò consiste la loro eterna giovinezza. Credo che questa valga anche per Gramsci. Questa banda rossa che attraversa la slide è l'emblema di quello che avvenne nel momento della rivoluzione russa, perché la coccarda rossa e il segno rosso divenne l'emblema internazionale di riconoscimento di quel momento di pensiero. Antonio Gramsci. Fate queste premesse che servono così a testimoniare che questa tipologia di approccio culturale a questa figura non sia molto semplice. Ho cercato qui di fare per voi, per noi, un ritratto architettonico di un genio. Sotto questo profilo mi piace presentarvi una sua firma autografa in una lettera che lui inviò ai suoi familiari e che uno degli amici presenti, cortesemente, il dottor Spiga, ha voluto darmi perché io possa a voi presentarla in questa occasione. E credo che assolutamente Gramsci sia l'emblema vivente col suo pensiero delle parole di Jules Verne: tutto ciò che l'uomo può immaginare un giorno verrà ottenuto da altri. Questo è il motivo per cui c'è la rivoluzione e di cui poi ci sono delle risultanze. Questi sono i suoi elementi bibliografici. Lui nasce ad Ales. Ales è un paesino che è nella metà occidentale della costa della Sardegna. Guardate che caso, questo Ales è un posto che è noto a livello di tutti gli archeologi del mondo perché è stata nel Neolitico una delle centrali più importanti di raccolta dell'ossidiana, materiale durissimo che è stato commercializzato e trovato poi dovunque, fino in Inghilterra. Stiamo parlando del Neolitico. Torniamo a Gramsci e abbiamo detto nelle prime quattro tronconi di identificazione e di valutazione di questo soggetto quale fosse il suo universo affettivo. Perché parlo dell'universo affettivo? Nino era il nomignolo con cui era noto a casa, era quarto di sette fratelli. E lui ebbe un'infanzia abbastanza travagliata per il fatto che le condizioni economiche disagiatissime conseguenti ad un arresto del padre, funzionario pubblico, in un ufficio di esazione delle tasse, gli impedì di proseguire gli studi raggiunta la quinta elementare, perché a quell'epoca il livello di istruzione obbligatoria si fermava alla quinta elementare. Quello che lui scrisse più da adulto è questo: ciò che lo aveva salvato dal diventare completamente un cencio inamidato, cogliate la modalità espressiva di quella fase di un secolo fa, in sostanza, era stato l'istinto della ribellione, che da bambino era contro i ricchi, perché non potevo andare a studiare. Io che avevo preso 10 in tutte le materie nelle scuole elementari, mentre andavano il figlio del macellaio, del farmacista, del negoziante dei tessuti. Personalmente, dopo l'approfondimento culturale su questa figura che ho fatto nell'arco di diversi anni,
è riferito alla fascia anagrafica, e questo anche sulla scorta dell'esperienza professionale e personale, sono assolutamente convinto che questo fu il momento in cui Gramsci diventa rivoluzionario. E la sua rivoluzionarietà si può manifestare iconograficamente col fatto che divenne abbastanza spinoso dal punto di vista di carattere. E questa sua spinosità lui la espresse nel suo essere rivoluzionario nel senso ideologico, ma anche nel senso partecipativo. Nel 1911 si trasferisce a Torino per frequentarvi la facoltà di lettere e filosofia grazie ad una borsa di studio appena sufficiente per la sopravvivenza. A Torino aderì, già prima della Grande Guerra, al movimento socialista. Una notizia che sembrerebbe assolutamente casuale nell'ambito dell'economia di vita delle persone, che poi sono importanti. Pensate che, per esempio, Gramsci e Togliatti presero nello stesso liceo a Sassari la maturità classica e poi si sono ritrovati tutta la vita insieme, anche a scontrarsi. Questa importante citazione che vi ho qui riportato è per farvi vedere che lui cita nella sua voracità culturale di approfondimento tutto quello che lo precedeva dal punto di vista culturale, e qui nella quinta o sesta riga, cioè nella terza riga, vedete che lui parla dell'illuminismo, cioè di quella situazione culturale assolutamente importante che noi conosciamo come essere così premonitrice e attuatrice di un'altra rivoluzione abbastanza sanguinosa, terza riga abbiamo detto. E quindi questo indica quale sia stata la sua formazione culturale di rivoluzionario. La messa di dati attinenti a questo autore, ecco perché ho parlato di lavoro architettonico attinente Gramsci, è un'enormità. Queste sono le cascate del Niagara Falls, una cosa enorme che solo la consultazione delle stesse, la messa in ordine, richiederebbe chissà quali tempi. Però, vedendo le cose con occhio di tipo scientifico, discriminatorio, riportandolo al momento storico in cui queste cose sono avvenute, io credo che sia giusto far presente che ci sono anche dei detrattori. Ad esempio, questo che vi riporto, perché bisogna in qualche maniera, dal punto di vista storiografico, non essere assolutamente pedissequi seguaci dell'aforisma de mortuis nisi bene. In qualche maniera dobbiamo anche aver dire qualcosa di negativo. Questo signore che scrive qualcosa non positiva nei confronti di Gramsci e Papini, nome che probabilmente tutti voi conoscete, io stesso ho studiato nei libri di Papini durante il liceo ed era uno degli autori più accreditati, e dice questo: comincio a leggere le lettere dal carcere di Antonio Gramsci, deputato comunista morto nel 1937, che hanno avuto il premio Viareggio di 500.000. Mi sembra che per ora che il Gramsci fosse un intellettuale a cui prema soprattutto di descrivere con stucchevole minuzia e continue ripetizioni la propria vita giornaliera. La prosa è comune, scialba, talora scritta. Personalmente non condivido questo, però la persona che l'ha scritto è una persona che indubbiamente ha contribuito in qualche maniera alla mia formazione e di chi ha studiato nei suoi libri. Questa tipologia di approccio culturale riportato da Papini, come vi ho detto, non è perfettamente inquadrabile in quella che oggi è la modalità di approccio a questa figura, e credo che quindi bisogna mettersi, e io l'ho fatto, come se si entrasse in una camera oscura alchemica, in un gabinetto di tipo medioevale, per affrontarne la cosa alla luce della prosa di questo signore che è Alessandro Manzoni, cioè non bisogna che la peste contagi la ragione. Altrimenti ci troviamo a far lega con chi? Con burocrati, ciarlatani e untori. Talvolta bisogna fare la fatica di Sisifo. Tiziano qui l'ha ben dipinta. E quindi si è dovuto fare per approfondire questa persona, nella mia modestia ho cercato di contribuire portandovi questo contributo, facendo queste fasi, sia di studio old style, in mezzo ai libri polverosi, sia cercando di fare le indagini storiche anche con la parentela di Gramsci, con i suoi discendenti,
con quelle che potevano essere le testimonianze raccoglibili nell'ambito nazionale e al di fuori, nonché attraverso gli elementi che oggi la moderna tecnologia ci mette a disposizione. Questo famosissimo poster è anonimo e questo è presente in tutto il mondo ed è una di quelle cose che testimonia la rivoluzione russa. Ma tutti quanti noi sappiamo che questa rivoluzione russa nel suo momento iniziale, il febbraio dell'anno 1917, è sorta in maniera spontanea e parziale, è soltanto nella città di Pietroburgo. E loro, insomma, questo sol dell'avvenire lo stavano ancora scrutando col cannocchiale in quel momento. Gramsci, la rivoluzione d'ottobre, incomincia a coglierne l'entità all'età di 27 anni. E nonostante la difficoltà di comunicazione in tempo reale che noi oggi abbiamo con internet, eccetera, ha notizia di questi fatti che sono successi nel febbraio del 1917 a Pietroburgo. E capisce comunque e intuisce che la rivoluzione di ottobre manda per aria gli schemi evoluzionistici della Seconda Internazionale, autodistruttasi dopo il voto sui crediti di guerra. In pratica ha capito che ci si trovava di fronte a una sorta di turbine che camminava, che è questo che io ho rappresentato in maniera iconografica per farvi capire che lui aveva la portata assolutamente importante, mondiale, certamente a livello europeo, di quello che stava succedendo in quel momento in Russia. Tant'è che nel febbraio del 1917, nel numero unico di questa rivista edita a Torino, La Città Futura, disse che è di fondamentale importanza quello che lui poté correlare della sua formazione con questi eventi di cui sapeva in ritardo la evoluzione continua. In quel momento, piuttosto che di concretismo salveminiano, e comunque Gramsci appariva abbastanza lontano da Marx e dal marxismo in generale. Quindi questo per capire quale fosse la sua lenta evoluzione ideologica. In quel periodo, e quindi nel 1919, stiamo parlando di un arco di tempo, di un biennio che è brevissimo per l'evolutività di quello che stiamo dicendo, uscì questa nuova rivista, Ordine Nuovo, che era un settimanale di cultura socialista, edito a Torino. Il primo numero fu edito il 1 maggio del 1919. Sul lato sinistro del titolo del giornale c'era questo aforisma che ho riportato: istruitevi perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, agitatevi perché avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo, organizzatevi perché avremo bisogno di tutta la nostra forza. Mi pare abbastanza attuale ancora questo. Da queste asserzioni Gramsci spiccò il volo, nel senso che diede forma e vigore alla sua maniera di pensare, ai suoi scritti, al fatto che incominciò ad avere certamente qualche detrattore, ma anche molti estimatori. Per cui questo emblema fece capire all'Europa e anche all'Italia che era in realtà un elemento rivoluzionario di grande portata che coinvolgeva tutti gli aspetti. Questo successe nell'ottobre del 1917, una grandissima rivoluzione. Ma gigantesca rivoluzione, ma pensate che al di là di tante cose che sono storiograficamente importanti, migliaia di morti, migliaia di feriti, contemporaneamente a questo ci furono degli altri aspetti della vita comune che non vengono normalmente citati perché sembrano secondari ad aspetti più importanti. Ma per esempio con l'ottobre del 1917 fu approvato il divorzio, fu approvata l'unione gay, fu approvato il riconoscimento del diritto delle donne, ma cambiarono anche le abitudini alimentari. Ve ne cito una per tutte per curiosità di citazione: quella che conosciamo come insalata russa. L'insalata russa era un piatto imperiale e non era costituito da verdure condite con maionese, era costituito da crostacei, aragoste, lingua salmistrata e delle cose assolutamente eccellenti che evidentemente non potevano essere alla portata di popolazioni che avevano come base alimentare la patata. E quindi prese forma e vigore quello che noi oggi conosciamo con questo nome.
quindi una rivoluzione che toccò dal vertice intellettuale alla quotidianità della vita. Le parole dell'immenso patrimonio culturale degli scritti politici di Gramsci sono, per gli studiosi meritevoli di citazione, tutte queste. Io direi che certune fanno parte della storia della filosofia di per sé, l'ottimismo e il pessimismo. Alcune vengono utilizzate ancora oggi nella quotidianità della stampa che leggiamo, il trasformismo, la rivoluzione passiva, l'americanismo, il blocco storico. Alcune meno, perché ovviamente Cadorna non è più vivo, ci sono delle contraddizioni ovviamente tra l'interpretazione storica e il cosmopolitismo, però molte di queste direi che sono rimasti dei cardini parametrali anche a tutt'oggi, che viviamo in un momento di rivoluzione industriale 4.0, quindi di avatar e quindi di rapidità di comunicazione in tempo reale, e che comunque ha dato degli elementi parametrali alla democrazia. Uno per tutti, la libertà fa gli uomini liberi. Sembra un aforisma assolutamente semplicistico, in realtà non è così semplice da intuire nella sua pienezza. Qual è uno dei concetti principali che lui propose, intuì e spiegò? Il passaggio della rivoluzione da Oriente a Occidente. Capì che questa traslazione della rivoluzione che avvenne in Russia non poteva essere d'emblée portata integralmente nella parte dell'Europa più prospiciente, l'Italia. E in particolare questo lo capì per l'Italia, tant'è che lui fece la rivoluzione del concetto di rivoluzione riferendola all'Italia. Quindi questo fu un suo obiettivo culturale assai importante, che secondo me lui centrò in pieno, perché centrò il bisogno di centralità della persona, valutandola nell'ambito di questi elementi, la sua classe di appartenenza, il genere, indipendentemente dalle etichettazioni biologiche che uno può intendere con questo, la cultura, lo stato sociale, la personalità, la genetica, l'ambiente, la socializzazione, la comunicazione, la vita quotidiana, la progettualità, le aspirazioni. Cioè quindi, disse, che facciamo parte di un insieme, ma c'è sempre il singolo, che qui ho rappresentato con un pescetto giallo diverso dalla comitiva di cui far parte, per indicare che comunque ognuno ha un patrimonio di personalità assolutamente peculiare. Detto questo, il suo pensiero avanzò in maniera assolutamente dilagante nella filosofia politica dell'ultimo secolo. E soprattutto capì questo: la guerra di movimento è la guerra di posizione. Due parole su questo concetto che sembra assolutamente difficile da spiegare. In realtà esso può essere semplicisticizzato dicendo che la guerra di movimento è quella che avvenne durante la rivoluzione russa. La guerra di posizione era quella più tipica dell'Italia. Perché? Perché qui c'era una situazione sociopolitica che impediva, a suo giudizio, e questo fu un elemento di maturazione importantissima del suo essere politico, che qui non, in qualche maniera, non era possibile che succedesse una rivoluzione così sanguinosa come quella che successe in Russia e così ribaltante. Questo concetto lui lo maturò più tardi. Questo elemento è estrapolato dal quaderno numero 7 dei 20 che lui scrisse durante gli anni di carcerazione. Gramsci era questo all'epoca, carcerato matricola 4047 nella casa di pena di Turi, vicino Bari. Scrisse molto in quel periodo, scrisse in una condizione di assoluta disinformazione di quello che avveniva dal mondo esterno. Mi ha ricordato a questo proposito la figura di Cavalcante dei Cavalcanti, il canto decimo dell'Inferno, il quale, quando incontra Dante, gli chiede notizie della sua famiglia, perché non sapeva della morte del figlio. E questo è una cosa che l'aveva messo in una condizione di assoluta inferiorità informativa e quindi di creazione di pensiero. Perché vi cito questo? Perché a questo si aggiunga il disagio non solo della disinformazione di quello che succedeva nel mondo esterno, ivi compresa la moglie e i figli. Era un paziente già molto fragile, abbastanza malato, con continui periodi di ricovero di cui era bisognevole. Aveva una situazione affettiva abbastanza
direi eterea. Questa era la moglie che lui sposò a Mosca, dalla quale ebbe due figli, non conobbe praticamente neanche i due figli. Ma tutti questi elementi lo misero certamente in condizione di prendere delle buone misure valutative di quello che era la società. E quindi, secondo me, di essere assolutamente un epigono del 1900 di questo signore. Questo è Pericle l'Ateniese, quello a cui riconosciamo essere fondatore della democrazia. In questo mondo di democrazia, e qui per tornare a quello che era uno dei tre elementi che dovevano essere toccati nel contesto di questa relazione, c'era anche la citazione quasi occasionale che Gramsci fece della massoneria. La massoneria ne parlò nell'unico intervento che lui fece alla Camera dei Deputati il 16 di maggio 1926, prima di essere arrestato. E lo fece in maniera, direi, palese, perché si rese conto, ecco quindi il concetto guerra di movimento, guerra di invece non di movimento, quindi quella riferita all'Italia, che qui c'era una componente borghese che comunque lui riconosceva aver contribuito in maniera significativa a quella che era la tenuta della società italiana e il raggiungimento dell'Italia di una posizione rilevante nell'economia culturale dell'epoca, per cui la citò in maniera non negativa, benché ovviamente lui dovesse avere in via preventiva degli elementi di disgiunzione opinionistica nei confronti di questo. La interpretazione in terzietà laica credo che possa in qualche maniera dare un contributo di riconoscimento positivo a questa sua citazione, tenendo anche presente che quella componente ha contribuito in maniera significativa a creare la Costituzione italiana. E quindi personalmente penso che il simbolo turrito dell'Italia possa col cannocchiale ingrandente guardare quelli che possono essere gli elementi culturali, che quello che è afferente il contenitore ideologico che ricomprendiamo sotto il termine di massoneria possa essere compreso, acquisito e partecipato socialmente. Sotto questo profilo, proprio di quegli anni, mi piace citarvi le parole di Ernesto Nathan, mitico sindaco di Roma, gran maestro del GOI del dicembre 1917. Non siamo un'associazione politica, siamo un'associazione patriottica. Questo lo diciamo con forza, credo anche oggi. Costretta ad uniformare l'azione sua alle patrie esigenze. Oggi deve anzitutto subordinarsi al governo rappresentante della nazione. Questa tipologia di istituzione, il fatto che sia presente in maniera così capillare in tutto il mondo, qui vi ho portato la citazione del numero dei siti web di grandissimi ordini massonici presenti in tutto il mondo e in tutta Europa, per farvi capire quanto in realtà questa modalità di pensiero possa avere importanza. Ovviamente nessuno ha pretesa di riuscire a fare il domatore, ma certamente si può esprimere in maniera corretta, cortese, culturale, determinata, delle opinioni e dei suggerimenti, che possono essere anche detti all'orecchio, ma possono avere anche un valore sicuramente molto ampio, da meditare indubbiamente, certamente per chi preferisce questi climi, direi, alpini, con tranquillità e nel momento della giornata preferita. Per quanto mi riguarda preferisco meditarli in riva al mare, ma avendo presente un aspetto di terzietà interpretativa che probabilmente questa tipologia di citazione che Gramsci fece all'epoca può dare maggiormente. Vi ringrazio.